Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Come sapete, nel 2018 la Corte Costituzionale è stata impegnata in un viaggio in Italia, prima nelle scuole e poi nelle carceri. Entrambi questi viaggi proseguiranno anche nel 2019. Noi siamo qui oggi proprio per dare il via ufficiale alla prosecuzione del viaggio in Italia nelle scuole che ha fatto da apripista. E siamo qui con il ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università Marco Bussetti, che saluto, che ringrazio. E abbiamo in sala le rappresentanze delle scuole che hanno partecipato al concorso La Costituzione dei ragazzi, bandito in occasione della precedente edizione del viaggio nelle scuole. E al termine, diciamo, di questa breve presentazione della prosecuzione, infatti, procederemo alla premiazione dei vincitori. Bene, il viaggio nelle scuole nasce da un'idea della Corte Costituzionale realizzata grazie al sostegno del MIUR, del Ministero dell'Istruzione. Formalmente nasce l'8 gennaio del 2018 con la sottoscrizione della carta di intenti tra la Corte e il MIUR, sottoscritta nell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni, che è stata la tappa di partenza del viaggio in Italia, che poi ha portato la Corte in 36 scuole di ogni tipo, licei classici, scientifici, multidisciplinari, istituti tecnici, in tutte le principali città italiane. È stata un'iniziativa senza precedenti nella storia della nostra Repubblica, che ha avuto come protagonisti non solo i giudici, ma anche i 7.410 ragazzi incontrati in questo lungo percorso. Ecco, quell'esperienza è stata così positiva che l'8 maggio la Corte ha deciso di raddoppiare, se mi passate il termine, di prolungare questo viaggio anche nel 2019, e il 5 luglio si è convenuto con il ministro Bussetti, venuto in visita ufficiale alla Corte, appunto, di ripartire, per cui questa seconda edizione del viaggio avrà una durata addirittura spalmata su 2 anni scolastici fino a giugno del 2020. La prima tappa sarà il 13 febbraio ad Ostia, anzi ad Acilia, Ostia Antica, dove il Presidente Lattanzi incontrerà gli studenti dell'Istituto Professionale Carlo Urbani. Poi andremo avanti in tutte le regioni e province autonome fino appunto a giugno 2020. Anche stavolta il viaggio sarà raccontato con video, foto e anche con dei report degli stessi giudici sul sito della Corte Costituzionale alla pagina Viaggio in Italia nelle scuole. Inoltre gli studenti in questa seconda edizione potranno consultare anche la documentazione multimediale pubblicata sul sito di Rai Scuola, www.raiscuola.rai.it, perché a questa seconda edizione del viaggio collabora anche Rai Cultura con una serie di iniziative editoriali realizzate da Rai Scuola. Ne voglio citare una, anche se ne parlerà poi, abbiamo qui in sala, lo saluto e lo ringrazio, il vice direttore di Rai Cultura Gianfranco Noferi. Ne voglio citare una realizzata in collaborazione con la Corte Costituzionale, e cioè il programma Le parole della Costituzione, che andrà in onda anche con una serie di repliche su Rai Scuola e su Rai 3. Si tratta di una serie di video di 2 minuti in cui ciascun giudice racconta una parola chiave della Costituzione. E ho detto tutto, diciamo, le informazioni, diciamo, di servizio, lascio la parola al Presidente della Corte Costituzionale e poi al Ministro. Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo anche perché Donatella ha detto parecchie delle cose che avrei pensato di dire io. Quindi, come sappiamo, riprende oggi con questa iniziativa il viaggio nelle scuole della Corte Costituzionale. Viaggio è una metafora che rappresenta l'incontro dei giudici della Corte, di ognuno di noi, con i ragazzi delle scuole di tutte le regioni d'Italia.
È un'iniziativa che appunto è nata nel 2017, ma che poi ha preso realmente vita l'anno scorso, in coincidenza con la celebrazione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. La Corte Costituzionale è uscita dal palazzo, della Consulta, da questo palazzo, con l'idea di incontrare i cittadini, di conoscere e di farsi conoscere. E questo è avvenuto innanzitutto con i giovani, poi, come sapete, è avvenuto anche con i detenuti, perché c'è stato un viaggio nelle carceri. Ed è stata un'esperienza, sia quella del viaggio nella scuola che quella del viaggio nelle carceri, particolarmente coinvolgente, una esperienza per noi nuova, che è nata dall'idea di rendere i ragazzi partecipi della cultura costituzionale. Ma poi il vero significato di questo viaggio, io credo che l'abbiamo capito, scoperto, direi, strada facendo, viaggio facendo, perché il viaggio è stato per tutti noi qualcosa di diverso di un semplice incontro. L'idea era una lezione di un giudice della Corte Costituzionale nelle scuole. È stata una lezione, ma è stata una lezione molto più coinvolgente per noi e per i ragazzi che ci ascoltavano di quello che avevamo immaginato. Qualcosa di non formale, qualcosa di partecipato da parte nostra e da parte di chi ci ascoltava. È stato da parte nostra un racconto, in sostanza, un racconto della Costituzione, la Costituzione come è nata sulle macerie di una guerra persa, disastrosa, dopo il fascismo, dopo le leggi razziali, dopo la soppressione della democrazia. È stato anche il racconto di come la Costituzione ha accompagnato, direi ha favorito, l'evoluzione della società italiana in questi 70 anni, e di come ancora, a nostro avviso, è attuale, di come merita di essere conosciuta e apprezzata, direi, se non sembrasse una frase, una parola retorica, ma amata. I ragazzi hanno capito questo nostro elogio della Costituzione, hanno capito che non era un discorso retorico, hanno capito che la Costituzione non è una legge come tutte le altre, sia pure una legge posta al di sopra, una superlegge, ma è qualcosa di diverso per come è nata, per quello che significa. È un lascito dei costituenti che sta a noi tutti e soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, custodire e conservare. E la cifra del nostro viaggio è rappresentata soprattutto da questo scambio che c'è stato con i ragazzi al termine della lezione. Uno scambio fatto di domande, di risposte, ma domande e risposte e a volte repliche. Nel mio caso io ricordo che più di una volta alla mia risposta c'era stata una replica del ragazzo. Quindi un dialogo molto franco sui temi della Costituzione, ma soprattutto sui temi della legalità e della giustizia. Come dicevo, e chiudo, è stata un'esperienza che ci ha coinvolto e che noi adesso riprendiamo con questo nuovo viaggio, che ha come prospettiva la conclusione a maggio del 2020, ma che io credo, per quello che è stata la mia esperienza, ma credo per quella che è stata l'esperienza di tutti noi, che non terminerà nel maggio del 2020, ma che sia destinata a proseguire anche negli anni a venire. Grazie.
ministro, se vuole dire. Presidente, vice direttore, dottoressa e tutti presenti, e ragazzi soprattutto, buongiorno a tutti. Io credo che sia un onore per me essere qui insieme a voi oggi, in questo palazzo, in questa sede, che è importante per la vita civile del nostro Paese. Noi oggi firmeremo una carta che darà appunto vita e il via al viaggio di questo progetto che si intitola Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole. Ma se permettete, non è un progetto, è qualcosa di più. Si tratta di uno straordinario atto di civismo. La Consulta, un organo fondamentale del nostro Stato, si apre agli studenti, come ha ricordato lei, Presidente, li accoglie e li incontra. E a loro spiega i valori che sono alla base della carta fondamentale della nostra società. Mostra loro concretezza, quella concretezza nella quotidianità. In altre parole, sostiene la scuola, penso, nella sua missione di educare i giovani, di educarli alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. Io credo che è tramite l'atto educativo che l'essere umano si prepara ad entrare nella nostra società imparando a riconoscere i valori, diritti e ragazzi doveri. E si dispone così a prendersi cura del bene comune. Educare è consentire al ragazzo di interiorizzare le norme, così che nella riflessione individuale la persona possa conquistare la propria autonomia. E nella conoscenza della legge diventa questa, così genera questa linfa vitale che poi produce relazioni comunitarie. Per questo ringrazio veramente il Presidente Lattanzi e tutti i giudici che si mettono a disposizione dei nostri ragazzi. Io ho partecipato già l'anno scorso direttamente a una vostra iniziativa, lo raccontavo poco fa e credetemi è stato un successo, anche perché era una scuola particolarmente difficile e vedere 50 ragazzi in silenzio per 40 minuti ad ascoltare l'intervento, per questo la dottoressa Cartabia, è stata veramente un'esperienza unica per loro, se la ricorderanno ancora, perché questi ragazzi sono veramente, rappresentano il nostro futuro, un futuro che costituisce passo dopo passo già nel presente. E desidero rivolgere anche un grazie particolare alla RAI, nello specifico alla RAI Cultura, grazie per il vostro appoggio. Sono 36 le scuole che sono state selezionate l'anno scorso e che hanno coinvolto 7.400 studenti di tutta Italia. E come ricordavo prima, un'iniziativa che è stata veramente accolta con grande, grande entusiasmo. Ma qui vorrei citare una sua frase che ho preso dalla stampa l'altro giorno, e diceva il Presidente: mantenere vivi nelle coscienze dei cittadini i valori della Costituzione, e noi dobbiamo lavorare anche per questo, perché solidarietà, uguaglianza, rispetto, libertà e diritti sono, queste sono le parole che, grazie al viaggio che promuoviamo oggi, assumono agli occhi dei nostri studenti nuove forme, acquisiscono nuovi contenuti. I giovani vengono guidati a scoprire le radici di termini che sono i pilastri della nostra cittadinanza. Ed è una conquista, ha un suo peso specifico che tutti noi dobbiamo conoscere se vogliamo agire e muoverci nella nostra comunità da protagonisti attivi. Trovo perciò molto felice ed efficace l'idea di aprire ogni appuntamento con gli studenti partendo da parole scelte di volta in volta dai giudici. Inizieremo, come è stato ricordato, dal 13 febbraio ad Ostia. E via via il vostro vocabolario, il vocabolario dei nostri ragazzi, si arricchirà di espressioni e valori che saranno determinanti per la loro crescita.
Nella mia azione di governo credo di aver particolarmente a cuore questo aspetto della formazione dei giovani. Noi vorremmo attivare appunto una norma di legge che reintroduca l'educazione civica obbligatoria nella nostra scuola, e già l'ho introdotto in parte nel prossimo esame di Stato, perché credo che il sapere che rende liberi. E l'ideale illuministico della conoscenza, no, che è alla base della società moderna, che è iniziato dopo la Rivoluzione Francese, la metafora chiave è quella della luce. Tutti possono essere illuminati dalla luce del sapere. La libertà si può realizzare anche e soprattutto concretamente solo nella diffusione pubblica delle conoscenze. Penso che lo spirito critico è la linfa vitale della democrazia, e tutti i cittadini devono poterlo esercitare al meglio per partecipare alla vita pubblica con consapevolezza e responsabilità. Oggi, ragazzi, vi premieremo, anche riconosceremo il vostro impegno, ma se c'è stato un lavoro, se adesso proseguiremo con un lavoro, inizieremo a guardare avanti ancor più diffondendo capillarmente queste iniziative, perché siamo spinti, come spinti dai vostri, sono spinti i vostri docenti, da una forza che è l'amore verso il proprio lavoro, di una passione che ci anima e che ci spinge veramente, non per retorica ma perché ci crediamo veramente, a mettere voi ragazzi al centro per migliorare la nostra società e rendervi sempre cittadini migliori. Per questo io ringrazio nuovamente lei Presidente e tutta la Corte per il supporto che date alla scuola e per l'aiuto e per la vicinanza che sentiamo forti, veri e sinceri. Grazie. Allora, prima di procedere alla firma della carta di intenti, vorrei dare la parola al vice direttore Gianfranco Noferi, vice direttore di Rai Cultura. Grazie. Grazie, signor Presidente, signor Ministro, grazie per le vostre parole, grazie signor Ministro per le parole di ringraziamento che ci aiutano molto nel nostro compito. Vi porto i saluti del mio direttore Silvia Calandrelli, che mi ha delegato di essere presente oggi a questa cerimonia, a questa iniziativa. Noi l'abbiamo seguita subito, ringrazio i colleghi del MIUR che ci hanno coinvolti sin dall'inizio, e devo dire che siamo entusiasti di questa iniziativa. Soprattutto, ha ricordato Donatella Stasio, un cuore importante è le parole della Costituzione, perché oltre a seguire tutta l'iniziativa sul nostro sito, su Rai Scuola, sul canale televisivo, avremo anche questo importante spazio, e per questo ringrazio il direttore Stefano Colletta, direttore di Rai 3, uno spazio il pomeriggio alle 15.40 per 15 giorni, e poi vedremo naturalmente se si potrà estendere dal 13 febbraio, quindi dalla data in cui il Presidente inaugurerà con la prima iniziativa la scuola di Ostia Acilia, avremo alle 15.40 proprio la trasmissione delle parole, di queste parole, che sono un vocabolario importante, perché signor Ministro probabilmente noi cerchiamo di uscire fuori dal nostro pubblico insegnanti e studenti, che è il nostro pubblico abituale, e la RAI vuole allargarlo a tutti i cittadini, perché tutti i cittadini secondo me di fronte a queste parole importanti, di fronte a queste cose, sono degli studenti, mi consenta, abbiamo bisogno. Lei ha fatto la metafora della luce che sconfigge l'ignoranza e che aiuta la libertà, assolutamente siamo su questa linea. Vi ringraziamo ancora per la fiducia che ci date e per la possibilità che ci date di comunicare queste iniziative. Speriamo dopo il maggio 2020 di essere ancora insieme per comunicare queste iniziative. Grazie ancora. Grazie. Allora, adesso procediamo alla firma della carta di intenti che dà formalmente l'avvio alla seconda edizione del viaggio.
Bene, allora prima di procedere alla conferenza stampa con le domande dei giornalisti presenti, ma voglio ricordarlo anche dei ragazzi presenti, quindi se i ragazzi hanno da chiedere delle cose approfittino di questa situazione. E do la parola al dottor Federico Scriva del MIUR per presentare e procedere alla premiazione del bando di concorso La Costituzione dei ragazzi. Procediamo adesso con la premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso dal titolo La Costituzione dei ragazzi, realizzando gli elaborati migliori. Il concorso è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Corte Costituzionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti delle scuole italiane, attraverso la realizzazione di un elaborato individuale o di gruppo, momenti di riflessione e di confronto sulla nascita della Repubblica e sull'importanza che la Costituzione ha assunto per la crescita dell'Italia. Gli studenti, attraverso la conoscenza della storia della Carta Costituzionale e del percorso che ha portato alla sua stesura, hanno potuto condividere una propria idea di Costituzione e dei principi fondamentali per lo sviluppo dei diritti della persona, della legalità e della cittadinanza attiva. Mentre il Presidente e il Ministro si avvicinano e ci hanno raggiunto per effettuare la premiazione, ci raggiunge la prima delle 5 scuole che hanno ricevuto una menzione speciale per l'elaborato realizzato. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Carlo Porta di Alserio, in provincia di Como, rappresentato dagli studenti Erika Rivas e Lucas Sielert, con un lavoro dal titolo... Con un lavoro dal titolo 1, 2, 3, La Costituzione c'è, esposto nella sala antistante, la sala conferenza in cui ci troviamo ora. L'Istituto Comprensivo Via Olcese di Roma, rappresentato dagli studenti Susanna Terribili e Antonio Chiapperino, con il lavoro dal titolo Nella città di Donna Costituzione si vive bene, anch'esso esposto nella sala di fianco. L'Istituto Comprensivo Santa Eufemia di Lamezia Terme, rappresentato dagli studenti Benedetta Capiddu e Domenico Mura, con i brani musicali La Costituzione, Articolo 3 e Al seggio elettorale, che possiamo ascoltare in sottofondo. L'Istituto Comprensivo Madre Orsola Mezzini di Benevento, rappresentato dagli studenti Sofia Caporaso e Antonio Lepore, con il brano musicale La Costituzione ci rappresenta. Sancisce i diritti, su questo non ci piove. Il sesso, la razza, la lingua e la religione davanti alla legge non fanno distinzione. Tutti i cittadini hanno il diritto a lavorare affinché la società possa migliorare. Tu nella Repubblica dividerla non puoi, non ci provare che poi sono fatti Il liceo scientifico Michele Guerrisi
di Cittanova in provincia di Reggio Calabria, rappresentato dagli studenti Rita Anastasi e Isabel Cavuò, con il brano musicale Il rap della Costituzione. Lei sarà sempre attuale, vive nel futuro senza mai invecchiare, è la nostra legge fondamentale, ciò che garantisce e ci fa volare. L'articolo 1 elegge il popolo sovrano, con forma di governo da repubblicano. Dio testamento e unioni civili, diritti garantiti a tutti i cittadini. E se a te fratello dicono che sei diverso, ricorda non c'è distinzione né di razza né di sesso. Il tuo pensiero è solo lavorare. Chiamiamo ora a ritirare il premio le tre scuole vincitrici. Per la scuola primaria vince, con il video dal titolo Una Costituzione per la nostra classe, che vedremo tra poco, l'Istituto Comprensivo Novella Cantarutti di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, rappresentato dagli alunni Sofia Favret e Christian Pase. L'argomento oggetto del concorso è stato pienamente sviluppato e realizzato in maniera originale attraverso un video interpretato dagli stessi studenti. Il linguaggio grafico utilizzato dimostra creatività e capacità di trasmettere il messaggio in maniera semplice, chiara ed efficace. Per la scuola secondaria di primo grado vince, con l'elaborato dal titolo La Costituzione non è un gioco, esposta nella sala di fianco, l'Istituto Comprensivo Elisa Springer di Surbo, in provincia di Lecce, rappresentato dalle docenti Antonella Del Sole e Antonella Quarta. Gli studenti hanno progettato e ideato un gioco da tavolo sui principi fondamentali della Costituzione. Il grande impegno profuso nella realizzazione dell'opera dimostra il serio approfondimento della tematica e un attento studio che ha visto protagonisti ragazzi e docenti raggiungendo il giusto compromesso tra il gioco e l'approfondimento. Per la scuola secondaria di secondo grado vince con il video dal titolo La Costituzione, che tra poco vedremo, il liceo scientifico San Giuseppe del Caburlotto di Roma, rappresentato dagli alunni Giulia Pensa e Tommaso Lembo. Nella realizzazione del video sono state coinvolte persone di età diverse come emblema del patto generazionale alla base della nostra carta costituzionale. È stata sviluppata un'idea originale che approfondisce la tematica oggetto del concorso e riesce a trasmettere l'importanza dei principi sanciti dalla Costituzione. Il Presidente e il Ministro hanno preso posto in platea nelle poltrone a loro riservate per vedere insieme i due video vincitori del concorso. Thank you.
just wanna know today, know today, know today. I just wanna know something today. I just wanna know today, know today, know today. Know that maybe I will be okay. Open me up and you will see. I'm a gallery of broken hearts. I'm beyond repair, let me be. And give me back my broken parts. I just wanna I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna feel something. I just wanna know today. Che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascia cadere e non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimettere dentro il combustibile, l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse.
Infatti l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Una democrazia in cui tutti i cittadini sono in grado di concorrere a questo progresso della nostra società. Bisogna guardare in avanti e avere la libertà di espressione, la libertà di cultura, la libertà di scrittura, liberi di svolgere la propria funzione nella nostra società. C'è una parte della nostra Costituzione che va contro il presente, contro la società presente. Perché quando l'articolo 3 vi dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Riconosce che questi ostacoli oggi ci sono di fatto e bisogna rimuoverli. Viviamo in un regime di libertà, ci sono molte altre cose da fare che intestarsi alla politica. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni. Quando leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili, politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica. Quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946. Dopo 20 anni di fascismo, i giovani avevano sofferto tanto l'asfissia, le posizioni autoritarie del fascismo, hanno finalmente respirato la libertà. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica. Quindi è importante rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli, ma questo è Mazzini, o quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, beh, ma questo è Cavour. Quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. C'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati in questi articoli. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Se voi volete andare in pellegrinaggio, nel luogo in cui è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, andate nelle carceri dove furono imprigionati, andate nei campi dove furono impiccati. Dietro questi articoli bisogna riconoscere ragazzi come noi che hanno dato la vita. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Quindi questa non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. La Costituzione è l'affermazione scritta della solidarietà umana, sociale, della sorte comune, che se va a fondo per tutti. Per questo non è le offese che si possono fare alla Costituzione, indifferenza alla politica. Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella sterellina dei due migranti che attraversavano l'oceano con una barca traballante. Uno dei due stava fuori con un marinaio e vedendo le onde farsi sempre più forti, decide di chiedergli il perché e che cosa potrebbe succedere. Allora il marinaio afferma che probabilmente la barca a momenti potrebbe affondare. Allora corre subito dentro la stiva dove l'altro dorme. E gli dice: guarda che la barca affonda, attento, devi fare qualcosa. E allora l'altro migrante fa: ma a me che mi interessa? La barca mica è mia. E questo è proprio l'indifferentismo politico. E quindi? Cosa vogliamo fare? La vogliamo lasciare affondare questa barca? O vogliamo portarla in porto?
Il Presidente della Corte, il Ministro dell'Istruzione sono a disposizione dei giornalisti se ci sono delle domande. Prego. Buongiorno. Se ti puoi alzare in piedi. Sì. Grazie, scusa, così almeno ti. Buongiorno, sono Valentina Roncati dell'ANSA. Volevo chiedere al presidente Lattanzi, l'ha accennato già prima. Innanzitutto, nello scorso viaggio, in parte l'abbiamo visto anche nel filmato, ma cosa l'ha colpita riguardo alle domande e agli interessi dei ragazzi, che cosa, in particolare le domande dei ragazzi su cosa hanno puntato, che cosa, quali erano i loro interessi principali. E poi volevo chiederle perché ha scelto il diritto di difesa per il primo incontro, quello del 13 a Ostia, di che cosa parlerà i ragazzi, ecco. Grazie. Ma le domande sono state le più diverse e francamente adesso non le ricordo, cioè ne ricordo una in particolare perché mi è stato chiesto com'è che la Corte Costituzionale a volte cambiava la propria giurisprudenza, modificava le proprie decisioni e la domanda era con riferimento al reato di adulterio. E appunto io ho spiegato che la Corte Costituzionale vive nella società, risente dei cambiamenti della società e che quindi in quel caso, nella realtà, indipendentemente anche dalle motivazioni, c'era stato un diverso apprezzamento della società rispetto a questo reato, no? Voi sapete, il reato d'adulterio è un reato che prevede la punizione nel caso in cui l'adulterio sia fatto dalla moglie e non nel caso in cui l'adulterio sia fatto dal marito. Quindi c'è una disparità, un'evidente disparità di trattamento, che in un certo momento storico era stata ritenuta giustificata in Italia proprio perché si riteneva che un fatto, cioè l'adulterio della moglie, fosse più offensivo dell'altro. Cambiato il modo di sentire, cambiata la società, la Corte ha, diciamo, preso atto di questo cambiamento, ma direi più che preso atto, proprio assorbito, perché la Corte vive nel mondo, vive nella società e quindi le valutazioni, anche con riferimento alla Costituzione, cambiano. Appunto, secondo l'evoluzione, la Corte, ho detto, in genere segue, ma molte volte anticipa anche la società. In molti casi questo è avvenuto, per cui la Corte ha ritenuto legittimi dei comportamenti che poi sono stati regolati e quindi legittimati anche dal legislatore. La seconda domanda. Il diritto di difesa, perché scelto. Ma il diritto di difesa. Probabilmente sono stato condizionato dalla mia esperienza di magistrato penalista, però io nel diritto di difesa vedo qualcosa di più, diciamo, di quello che si vede normalmente. Il diritto di difesa come un diritto che viene riconosciuto all'interno di un processo. Secondo me il diritto di difesa in qualche misura è proprio la cifra di una Costituzione che garantisce. Nel senso che la Costituzione in quanto tale io la vedo come garanzia del singolo e sotto questo aspetto mi piace considerare il diritto di difesa. Il diritto di difesa che non si risolve nelle singole disposizioni del codice di rito, cioè codice di procedura penale, codice di procedura civile,
che garantiscono nel processo certi diritti, ma lo vedo proprio come qualcosa di complessivo, innanzitutto sul piano processuale, qualcosa che riguarda il processo in sé più che i singoli momenti di garanzia. Il processo penale, per esempio, è un processo che poi ormai è su base accusatoria, le parti devono essere, diciamo, sullo stesso piano, ma non solo devono essere sullo stesso piano, ma deve essere assicurato il contraddittorio, deve essere assicurata la facoltà di interrogare e controinterrogare. Quindi vorrei dire, è un'atmosfera più che appunto il singolo diritto di esercitare delle facoltà in certe circostanze processuali. Non so se sono stato chiaro, ma ho cercato di dire quello che sentivo. Buongiorno, Simone Olleni dell'Agenzia AGI. E come abbiamo visto anche appunto da questi video dopo la premiazione, la scuola oggi è una delle realtà, uno specchio della società nuova italiana, una società multiculturale, multietnica. E quindi immagino che naturalmente tra i temi al centro dei vostri incontri con gli studenti, sia quelli passati che quelli futuri, ci sia stato anche il tema dell'accoglienza, dell'integrazione. Ecco, visto che nel dibattito di oggi nel Paese la questione migranti è sempre al centro dell'attenzione, quali sono i punti centrali che possiamo trovare nella Carta Costituzionale sui quali delineare l'insegnamento e la condotta dai più giovani agli adulti per quanto riguarda queste situazioni? Grazie. Ma a parte l'articolo 3 sul principio di eguaglianza, che ovviamente appunto comporta una parità di diritti, una parità di doveri da parte di tutti, la norma fondamentale è l'articolo 2. La Costituzione nasce capovolgendo il vecchio orientamento che vedeva lo Stato a principio di tutto. Insomma, la Costituzione nasce con l'idea che è la persona che al fondamento, la persona con la sua dignità, appunto, con tutto quello che rappresenta e con tutto quello che lo garantisce. E non c'è differenza nella Costituzione sotto questo aspetto fra cittadini e stranieri, cioè la persona umana nella Costituzione è tale proprio perché si riferisce a una umanità, a una persona, e garantisce nello stesso modo, salvo che per aspetti particolarissimi che riguardano appunto alcuni diritti politici e altri aspetti particolari legati appunto allo Stato in quanto tale, ma per il resto, ed è quello che io ho detto quando mi sono state fatte queste domande, è la persona in quanto tale che è garantita dalla Costituzione, e non c'è distinzione sotto questo aspetto tra il cittadino e lo straniero, o tra lo straniero migrante e lo straniero non migrante. Buongiorno, sono Enzo Bonaiuto dell'agenzia di stampa DN Kronos. Premetto che non le chiedo di entrare nel merito del tema perché so che non mi risponderebbe, quindi sarebbe sbagliato anche da parte mia porle la domanda, ma in generale, in linea generale, c'è nella Costituzione o come dire nei suoi
dintorni, una norma, una formalità, una modalità che distingua la responsabilità personale dalla responsabilità ministeriale di un singolo ministro o dalla responsabilità collettiva dell'intero governo, sempre che esista una responsabilità collettiva, non politica ma giuridica, diciamo, dell'intero governo? C'è una legge che è una legge costituzionale sui reati ministeriali, cioè sui reati commessi dal ministro nell'esercizio delle sue funzioni, che da un lato si preoccupa di garantire particolarmente il ministro e dall'altra distingue le funzioni del giudice dalle funzioni del ministro. E il meccanismo è un meccanismo abbastanza semplice, cioè in presenza di un reato ministeriale la competenza nella fase delle indagini passa a un tribunale, il cosiddetto tribunale dei ministri. Quindi già sotto questo aspetto c'è una garanzia, non è più il procuratore della Repubblica l'organo che agisce in fase di indagini, ma è questo organo collegiale che poi è composto da tre giudici che vengono sottratti, sorteggiati, e quindi anche sotto questo aspetto garantisce particolarmente. E alla fine questo tribunale, se ritiene che quel fatto che è stato denunciato e sul quale loro hanno indagato costituisce un reato, integra un reato, rimette, diciamo, il caso al Parlamento, al Senato o alla Camera, a seconda dell'appartenenza del ministro, il quale deve valutare, il quale Parlamento, il quale organo, deve valutare se questo reato è stato commesso, adesso non ricordo esattamente la formula, nell'interesse costituzionale dello Stato o nell'interesse pubblico. Quindi c'è una valutazione giuridica che è la valutazione del giudice, che è quella che aspetta il giudice, e poi una valutazione della Camera o del Senato sull'esistenza di un interesse, cioè sul se questo fatto, che pure costituisce, pure integra un reato, può essere tra virgolette giustificato perché è stato commesso per soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante. Se ritiene che sia stato commesso in una situazione di questo genere, non dà l'autorizzazione a procedere, quindi si assume, il giudice fa la sua parte facendo una valutazione giuridica, il Parlamento fa la sua parte facendo una valutazione politica che spetta appunto al Parlamento. No, ma lì dipende dal fatto, cioè qualunque reato può essere un reato commesso da una persona o commesso da più persone. In questo caso può essere commesso da un ministro o da più ministri o dall'intero governo, insomma. Questo secondo le regole normali del codice penale. Principi generali. Allora, sono Tommaso Lembo del San Giuseppe del Caburlotto e avrei una domanda per il signor ministro e il signor presidente della Corte Costituzionale. Sono uno studente, mi chiamo Tommaso Lembo e vengo dal San Giuseppe del Caburlotto. Signor ministro e signor presidente della Corte Costituzionale, pensate che la Costituzione potrebbe e dovrebbe essere un punto di partenza per risollevare le attuali condizioni italiane, sia da un punto di vista economico che sociale, o magari potrebbe essere modificata comunque per favorire questo? Comunque visto che dal punto di vista economico non ce la passiamo bene, abbiamo un debito enorme, tutte le agenzie di rating hanno tagliato l'outlook e tutte le altre cose, quindi se si potrebbe usarla
Costituzione, appunto, anche proprio per sistemare tale situazione comunque. Forse se riusciamo a dettagliare meglio la domanda rispetto al tema. Credo che lui voglia dire se la Costituzione può essere, può dare una mano a risollevare le sorti del paese dal punto di vista economico. Beh, dal punto di vista economico non so rispondere, non credo. Dal punto di vista del comportamento generale sì. Intanto è vero che noi introduciamo l'educazione civica, perché voi portate i telefonini a scuola, secondo me devono stare spenti in cartella, perché voi commettete atti di bullismo, non serve il bullismo, parlo voi dei vostri coetanei, siamo, cioè, poi se è vero che fa più rumore un albero che cade di mille che crescono, e quindi questi casi, poi non emergono i casi invece di tante belle cose che realizzate, fate per voi, per i vostri coetanei, però sicuramente l'educazione civica per noi è un punto di partenza per arrivare sempre a migliorare, come ho detto prima, il nostro modo di rapportarsi e stare insieme come cittadini. No, io posso solo aggiungere che non credo che la Costituzione debba essere modificata, che ci siano modifiche della Costituzione che possano in qualche misura migliorare queste condizioni. Lei mi pare che ha fatto riferimento alle condizioni economiche italiane e si è chiesto anche, ma tutto sommato cambiando la Costituzione possono migliorare? Francamente non credo che possano migliorare, non credo che se le condizioni sono in qualche misura preoccupanti, questo dipenda dalla Costituzione e quindi un cambiamento della Costituzione possa migliorare la situazione. Prego. Cioè, al di là di insegnarla nelle scuole, cioè, dal punto di vista comunque anche dell'integrazione dei migranti e tutto, cioè, secondo voi la nostra Costituzione, cioè, può darci una mano o comunque potrebbe essere in qualche modo, diciamo, adattata alle attuali esigenze, esigenze di fronte alle quali comunque l'Italia credo che non si sia mai trovata, perché comunque un tale flusso di persone che risiedono e arrivano nel nostro paese, cioè, comunque credo che sia un grande problema che l'Italia ha da risolvere, quindi, cioè, se magari o modificando sistemando qualcosa della Costituzione si potesse arrivare al miglioramento delle attuali condizioni? Ma la risposta è uguale a quella di prima. Secondo me, così come la Costituzione non può e non deve essere cambiata per migliorare le condizioni economiche, perché non dipende dalla Costituzione, lo stesso discorso vale per la situazione, che è una situazione che dipende da fatti contingenti e che non può essere, diciamo, in qualche misura affrontata modificando la Costituzione.